Allora, buonasera a tutti, siamo tornati. Io sono Angelo Marotta di Occhi la Notte.it. Vi do il ribenvenuto alla seconda puntata con il famoso duo. Ormai vi hanno rinominato così: il duo Blaschetti, Nicola Blasco e il professor Giampaolo. Buonasera, Blasco, ben ritrovati. Era il qualunquista o la. O l'acchialappacani. L'acchialappacani e qualunquista, tutti e due. Sono un qualunquista a Calappia... ex l'acchialappacani. Ah, ex. Ora si è passato di livello. Allora, continuiamo ora con le dichiarazioni di qualità. Esatto. Continuiamo le dichiarazioni di Natalino Mele e tocca a Nicola parlare. Vi lascio parlare come di solito faccio. Vi saluto. Bene, non facciamo nessun riassunto della puntata precedente perché comunque è fruibile nel canale di Angelo, uno se l'ascolta, finisce quella e riprende da questo, come se fosse il secondo tempo di un film al cinema. Allora, siamo al 7 ottobre 1968. L'ultima testimonianza di rilievo è stata quella del carabiniere Mario Giacomini, di Piantone quella notte, alla stazione dei carabinieri di San Piero a Ponti, nel comune di Signa, che aveva ricevuto alle 3:15, quindi un'ora e un quarto dopo che Natalino si presentò sotto casa dei De Felice, la visita di Francesco De Felice e Marcello Manetti, l'altra persona che abitava nel medesimo palazzo. Recatosi con loro, il carabiniere Mario Giacomini, a casa De Felice con l'auto del Manetti per sentire il bambino, per interrogare Natalino sui fatti salienti della vicenda, notò che questo era scalzo, con i calzini strappati, e alle sue insistenti richieste si limitava a rispondere che la mamma e lo zio erano morti, senza sapere addirittura dire nemmeno il nome dello zio. Per la verità, il carabiniere Giacomini non chiese al bambino né il suo nome né quello dei genitori. Invitò poi il bambino ad accompagnarlo in seguito nel luogo dei fatti, strada facendo, in automobile. Il ragazzo disse che era stato al cinema con la madre e con lo zio e che poi era andato in automobile con loro, ricordando di essere passato vicino al cimitero senza dare altre spiegazioni. Chiestogli di suo babbo, rispose che si trovava a letto ammalato. Quindi ecco, anche in questo caso vediamo che Natalino ripete sempre sostanzialmente le stesse cose, aggiungendo soltanto il fatto del cimitero. Ecco, questo è un elemento molto importante perché significa che Natalino comunque vide, nel momento in cui passavano accanto al cimitero che si trova a neanche 2 chilometri dal luogo del delitto, vide appunto, quindi era ancora sveglio in quel momento, quindi sì. Era ancora parzialmente sveglio comunque in quel momento, tanto da accorgersi di essere passati accanto con l'automobile dello bianco al cimitero di Signa. Quindi sì, infatti, è un elemento molto importante. Molto importante, insomma, praticamente lui si è riuscito a poter dare un'idea di dove fossero passati con la macchina per poter andare subito a recuperare, insomma, sul luogo sulla scena del crimine, a recuperare, insomma, la situazione. Guarda, c'è niente a recuperare perché erano morti. Però, insomma, diciamo che non hanno perduto del tempo a cercare intorno alla zona, perché Natalino, grazie a questo punto di riferimento del cimitero, ha fatto in modo di poter far risparmiare il tempo, ecco, al carabiniere. Sì, poi fra l'altro videro che c'erano le frecce, l'indicatore di posizione, esatto, ancora acceso, per cui fu veramente molto veloce, ecco, il ritrovamento dell'automobile. Fu molto veloce, sì. Non ci furono problemi, ecco, nel ritrovarla, anche se il luogo era completamente al buio. Comunque, al buio, forse. Non ci furono problemi. Però ecco, andando ora al giorno successivo, al giorno 8 di ottobre del 1968, la testimonianza della signora Maria Sorrentino, cioè la moglie del De Felice, risulta ancora più interessante in quanto donna e mamma, e anch'essa per questo motivo nota e ricorda alcuni particolari della vicenda, proprio per questo suo status, ecco, che è più tendente a notare magari certi particolari.
Infatti la signora narra infatti che il bambino suonò chiedendo di essere accompagnato a casa perché aveva sonno e che la mamma era morta con lo zio nella macchina. Queste sono proprio parole testuali del verbale. E fatolo entrare in casa, riferisce di averlo visto spaurito. Ecco qui un'altra accezione diversa. Mentre il marito lo vede impaurito, la signora usa un altro termine, spaurito, che ha un'accezione sì. diversa rispetto all'impaurito del marito. Lo vede senza scarpe e anche lei con i calzini strappati e impolverati. Il bambino ripeté appunto quanto detto prima, accennando che il babbo era a casa ammalato. Quindi ecco un'altra volta un refrain ricorrente. Il refrain, esatto. Che lui era uscito con la mamma e lo zio ed era andato al cinematografo, ma non seppe appunto dire il nome dello zio perché disse che lo conosceva soltanto da un paio di giorni. Era un nuovo zio, insomma, che si aggiungeva a quelli precedenti. Sì, a tutta una serie di persone, di figure maschili che bazzicavano casa dei suoi genitori. Spiegò inoltre che la macchina era sulla strada e non era finita in un fosso, perché all'inizio pensavano che si fosse trattato di un banale incidente stradale. E che aveva anche le luci accese, quindi anche lui ricorda il fatto e riferisce chiaramente il fatto dell'automobile che conservava le luci accese. Relativamente a come il bambino si accorse che la madre era effettivamente morta, riferì anche lei quanto già detto dal marito e successivamente quando il marito uscì col Manetti lo lasciò giocare con suo figlio. Inoltre la signora Sorrentino riferì che il bambino tutte le volte, e questo è un particolare estremamente interessante da ricordare, appunto il bambino tutte le volte che sentiva passare un'automobile per la strada domandava alla signora Sorrentino se per caso fossero i carabinieri, al che lei cercava sempre di rassicurarlo in proposito. Quando poi il marito tornò in compagnia del carabiniere, del carabiniere Mario Giacomini, Natalino si mise a piangere e lei lo dovette rassicurare nuovamente dicendogli che era un suo zio. Ecco, non lo legò al discorso giudiziario in questo caso, ma disse semplicemente che era un parente per rincuorarlo. Riferisce a tal proposito le seguenti testuali parole: era evidente che il bambino era insospettito, tanto è vero che anche al carabiniere dette solo le informazioni che aveva detto a noi e fu lui che li accompagnò poi nel posto della sciagura. Allora, qui appunto un altro punto estremamente interessante. Natalino, quando vede il carabiniere, solito refrain, dice quelle tre cose in croce, come si suol dire, e non dice altro. Anzi, la figura del carabiniere in qualche modo lo inibisce. Anche lei, infine, conferma quanto già detto dal signor Marcello Manetti, relativamente al fatto che il bambino disse che era giunto a casa loro a piedi e di non sapere come la mamma e lo zio fossero morti, affermando soltanto di essersi addormentato nell'auto. Ecco, questa testimonianza, insomma, questa parte che riguarda proprio la signora Maria Sorrentino, che è madre, ricordiamo, di famiglia, di un bambino piccolo, che mette in evidenza alcuni punti direi molto importanti e che conferma la cosa, il punto del bambino spaventato dall'idea dell'uomo indiviso, del carabiniere, del poliziotto che teme, che lui praticamente teme, ne teme la presenza,
E non si capisce il perché, quando invece un bambino piccolo, come dicemmo l'altra volta, non dovrebbe, dovrebbe vedere queste figure, queste divise come delle persone che salvano il mondo dai cattivi, dei buoni che sono dai cattivi. Invece qui Natalino si comporta come se invece gli fosse stato inculcato che i cattivi sono loro, sono i carabinieri. Sì, no, in effetti cioè, potrebbe anche un bambino, ma quello che non fa chiaramente Natalino, ritenerle delle figure anche neutrali, O né neutrali buone anche, né sì. cattive. Però ecco, in questo caso no, per lui la figura del poliziotto, del carabiniere, nello specifico, non risulta né neutrale e tantomeno positiva. Tanto meno positivo, assolutamente. Di positivo Risulta. non c'è niente in questo atteggiamento, che comunque fa riflettere, perché poi, unitamente al fatto che lui insiste a qualsiasi persona che incontra a ripetere del babbo a letto ammalato, che ha la priorità. Sembra che abbia la priorità questa informazione su quelle altre, decisamente più importanti. No, in effetti anche se la frase e le varie frasi sono state poi riportate nel modo giusto, sembra che questa frase abbia un'importanza primaria. Solo Primaria. dopo viene il fatto che i genitori, la mamma e questo zio sono morti e si trovano in macchina. Sì. Sembra quasi che sia un fatto meno importante. Sì, perché probabilmente chi gli ha impartito questa frase da dover dire a chi avrebbe incontrato ha sottolineato l'importanza del fatto che il babbo dovesse essere assente e a letto ammalato, mandando automaticamente in secondo piano il fatto che sua madre era morta. Sì, no, poi ecco, un fatto molto interessante e sicuramente da riferire a chi ascolta è che molti tendono a sottolineare il fatto che per inculcare una storia in un bambino, non, e soprattutto in Natalino, non avrebbe avuto il tempo di farlo. Ora, in verità, se noi analizziamo bene la cosa, quello che gli è stato detto di dire sono sostanzialmente tre cose. Non è che gli sia stato impartito tutta una serie di diciamo una valanga di informazioni da dover riferire. Deve dire soltanto che il babbo è a, cioè rimarcare il fatto che il babbo è malato a letto, che la mamma e lo zio sono morti in macchina e che lui ha fatto questa strada a piedi da solo. E che aveva sonno, che voleva andare a dormire. E che aveva sonno. Bene, Ma comunque. facciamo un salto in avanti di qualche mese e andiamo al 21 Ah, sei aprile 1969. Al 21 incantato, no? aprile 1969. Sì, vado io? Sì, vai Giampaolo, scusa. Allora, ecco, Natalino, rimasto poi solo. Successivamente a questi fatti, fu internato presso un orfanotrofio di Firenze e quel 21 aprile, appunto, del 1969 ricevette la visita del giudice istruttore. Il bambino, in quell'occasione, ebbe a dichiarare che sul luogo del delitto, quella sera del 21 agosto di un anno prima, erano presenti sia il padre sia lo zio Piero di Scandicci, quest'ultimo indicato addirittura come autore materiale del delitto. Aveva udito 5 o 6 spari e vide qualcuno lanciare la pistola in un fosso. Il padre aveva raggiunto il luogo del delitto, per mezzo di una bicicletta marrone, lo zio Piero, di una di colore celeste. Quindi erano, in bicicletta. Gli fu domandato se fosse stato presente anche Francesco Vinci, quindi gli fu fatta proprio la domanda specifica e la risposta fu affermativa. Ma quando il giudice istruttore gli chiede di fare un riepilogo delle persone presenti sulla scena del crimine, Natalino omette completamente Francesco Vinci. Gli fu fatta notare questa mancanza. E le mancanze che sono fatte notare, come nota appunto di metodo di interrogatorio, sono considerate domande induttive. I testimoni devono introdurre i nomi da soli e non devono essere mai gli inquirenti a suggerirli,
durante gli interrogatori. Quindi in sede processuale possono esserci delle contestazioni, ma in sede di testimonianza è importante che chi pone le domande non introduca nomi non spontaneamente citati dal teste, specialmente se è un minore. Comunque, ecco, fatogli notare questa mancanza del nome di Francesco Vinci nella rosa delle persone che sarebbero state presenti, Natalino ebbe a rispondere, testuali parole: me lo disse il babbo di dire che lo avevo visto. Quindi questo è estremamente evocativo. Dichiarò inoltre che lo zio Piero gli riferì di aver visto Salvatore tra le canne. Ecco, anche qui si introduce la figura dello zio Piero di Scandicci, che lo zio Piero che abita a Scandicci sarebbe Pietro Mucciarini. Quindi si introduce un'altra persona oltre al padre, che era stato già introdotto già qualche giorno dopo rispetto al momento del fattaccio. Ecco. Esatto, colpisce molto il fatto che gli viene chiesto nello specifico: ma c'era anche Francesco Vinci? E lui comunque dice di sì. Quando poi invece gli viene chiesto di fare il riepilogo, l'elenco dei presenti, lui non lo cita, specificando che glielo chiese il babbo di dire che l'aveva visto. E questo probabilmente fu una cosa che era successa la notte che avevano dormito insieme, la notte tra il 22 e il 23 agosto. Sì, quella successiva al delitto. La notte successiva al delitto, probabilmente che c'era già Stefano Mele che aveva deciso che doveva comunque portare Natalino, inculcare Natalino, questa cosa di Francesco Vinci, perché Natalino non l'ho mai visto convinto a fare il nome di Francesco, piuttosto non si faceva problemi con lo zio Piero, ma ora ci arriviamo, andando avanti arriviamo anche a questo. Infatti. Due giorni dopo, il 23 aprile 69, a distanza per l'appunto di due giorni dal precedente colloquio, il giudice istruttore tornò a visitare Natalino, che in questa circostanza si mostrò molto reticente, rifiutando di rispondere alle domande, addirittura affermando che non ricordava nemmeno chi fossero gli zii Piero e Pietro, sebbene riconoscesse che fossero i suoi zii buoni. A fine colloquio, comunque, il giudice istruttore riuscì a farsi dire in un orecchio, a bassa voce, da Natalino, il nome di Pietro come autore del delitto, sia come accompagnatore del padre Stefano. Per mezzo di una fotografia che gli venne mostrata, fotografia del luogo, Natalino indicò il punto dove venne lanciata la pistola, che come ben sappiamo non venne mai rinvenuta. Confermò inoltre che sia il padre sia lo zio Pietro disponevano di una bicicletta ciascuno, come detto prima da Giampaolo nell'interrogatorio di due giorni prima, che lo zio Pietro, che aveva sparato, era quello che abitava a Scandicci, che faceva il piastrellista, lavorava di notte in un posto che assomigliava a una fabbrica e che frequentava casa sua, andando a trovare la sua mamma, quando il padre Stefano era assente. In poche parole, Natalino in questa occasione fece un confusionario miscuglio di caratteristiche appartenenti ai due fratelli Francesco e Salvatore Vinci, a Piero Mucciarini, lo zio, e Pietro Locci, l'altro zio. Fece un mix di questi quattro soggetti. Di caratteristiche, sì. Fece molta confusione. Ecco. Fece molta confusione, perché coinvolse quattro personaggi citando una caratteristica di ognuno di essi. Esattamente diversi. Natalino, inoltre, si ricordò che tempo addietro lo zio Pietro Mucciarini fece visita a casa dove abitava, e mentre era nascosto sotto al letto, come un bambino si nascondeva sotto il letto, ebbe modo di accorgersi che lo zio Piero, mentre parlava con suo padre circa una pistola che aveva acquistato, riuscì addirittura a vedere un pezzettino spuntare da una tasca dei pantaloni. Quindi Natalino, nascosto sotto il letto, all'insaputa dello zio Piero, cioè vide questa pistola, il pezzettino spuntare dalla tasca dei suoi pantaloni. Aggiunse inoltre che in relazione alla notte del delitto ricordava il particolare che sua madre mise il borsellino contenente i soldi sotto il sedile della macchina e che lo zio Piero, dopo aver sparato,
frugò nel cassettino del cruscotto e poi se ne andò via. Mi ricordava inoltre che il babbo entrò in macchina aprendo lo sportello posteriore e si sedette a fianco a lui, chiedendogli chi è che ha sparato? Cioè il babbo Stefano a Natalino, chi è che ha sparato? Natalino rispose: Pietro. E la risposta del padre fu: e allora lo vado a cercare. Ecco, qui a parte bisognerebbe appunto entrare nel merito psicologico, per esempio anche di questo riferimento a Natalino sotto al letto che vede una pistola. È un bambino, bisognerebbe avere più dati nel merito per capire se possa questa essere una cosa che può essere presa per vera, ecco. Sì. A me invece questa lettura suggerisce la riflessione che se dovesse essere vero il particolare di Natalino che vede una pistola, un pezzo di pistola infilata in una tasca, si presume di un pantalone, di un jeans, ora non ho idea perché non lo specifica, mi è venuto in mente che soltanto nel caso la pistola fosse a canna lunga potrebbe verificarsi una cosa del genere. Una pistola dalla canna lunga viene infilata dalla parte della canna nell'imbocco della tasca e risulta fuori tutto il corpo restante. Sì, canna lunga chiaramente, specialmente una beretta della serie 70, è più facile se la metti in tasca che ne sporga un bel pezzo dalla tasca, questo sicuramente, mentre invece a canna corta effettivamente è proprio una piccola arma, quindi si può nascondere completamente tutta in tasca, a meno che non si abbiano quei pantaloni con queste taschine che mi sembra si chiamino alla francese, esatto. Che hanno delle taschine piccolissime, allora lì non è possibile. Però ecco, una beretta serie 70, una 71, 72, fino al 75 o giù di lì, ecco già la 76 no, perché è molto più grande, però ecco, se non hanno la canna lunga, se sono in versione a canna corta, specialmente la 71 e la 72, che hanno la versione anche a canna corta, si può tranquillamente nascondere in tasca, questo sicuramente. Sì. Fermo restando che sia una tasca larga, piuttosto larga, insomma, sufficiente a accogliere una pistola per intero. Sì, sì, considerando però che la pistola è di dimensioni molto ridotte, devo dire, la differenza la fa la canna se è lunga, ecco, se è in versione a canna lunga, se è a canna corta, insomma, è comunque molto 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 piccolina, ecco, si certo. Può nascondere tranquillamente in una normale tasca di pantaloni, questo sicuro. Ecco, qui allora passiamo al 16 maggio del 1969. Durante appunto il terzo interrogatorio, Natalino non ebbe a dichiarare sostanzialmente nulla di clamorosamente diverso rispetto alle dichiarazioni precedenti. Confermò che il padre la sera del delitto non era solo, ecco, questo è un punto importante, e che con lui era presente lo zio Pietro, che sparò alla madre e allo zio, che nessun altro era presente sulla scena del crimine e che non aveva subito specificato ai carabinieri la presenza dello zio Pietro perché semplicemente non se ne ricordava. Ecco, qui la cosa si complica perché nell'immediatezza dei fatti non si ricordava una cosa che si ricorda invece quasi un anno dopo. Un anno dopo, sì. Sì, perché si parla del 16 maggio del 69, il delitto è avvenuto il 21 agosto, nella notte fra il 21 e il 22 agosto dell'anno precedente, è stato interrogato tante volte nell'anno precedente, anche nell'immediatezza dei fatti. Qui appunto dice che dello zio Pietro non se ne ricordava e se ne ricorda un anno dopo. Molto, molto, molto strana questa cosa, francamente. Molto. Ecco, gli venne chiesto anche se Francesco Vinci fosse stato presente, ma negò la circostanza, pur ammettendo di conoscere la persona e quindi di ricordarsi anche di lui come persona che frequentava casa sua.
Natalino infine dichiarò di non rammentarsi più che mestiere svolgesse lo zio Pietro, ma che egli, durante la permanenza in casa, prima di essere trasferito presso l'istituto per orfani, gli disse di non dire nulla. Ecco qui allora chiama in causa lo zio Pietro, Pietro Mucciarini, che l'ha avuto appunto praticamente l'ha ospitato prima di essere Sì. portato all'istituto per orfani, e che appunto gli disse di non dire nulla. Ecco, anche qui, questo è molto molto particolare, e qui ci sarebbe un po' da studiare, perché lui chiama sempre in causa il padre, ma chiama Sì. in causa solo ed esclusivamente quest'altro zio, non c'è nessun altro sulla Esatto, ed è scena. molto titubante, è un'altra riflessione che sorge spontanea, che è molto titubante ai probabili tentativi di convincimento da parte del padre a coinvolgere Francesco Vinci. Come se il padre volesse veramente coinvolgere Natalino e convincerlo a fare questo nome, ma Natalino spontaneamente, come se non se la sentisse, perché probabilmente non risponde al vero. Anche in una situazione precedente lui disse: sì, Francesco Vinci, io devo dire che c'era perché me l'ha detto mio padre di dirlo. Qui addirittura gli viene chiesto spontaneamente se Francesco Vinci era presente, ma lui negò, lo Sì, negò decisamente. continua a ignorare questa persona che si ricorda, se lo ricorda, saprebbe riconoscerlo, ma non lo chiama mai in causa, insomma, Non lo chiama mai in sostanzialmente. causa, sebbene contemporaneamente il padre lo faccia. Il Il padre lo padre. faccia e anzi cerchi di in qualche modo di spronare anche in lui questo ricordo, ecco, questo mettere questo personaggio sulla scena del crimine. Mentre invece degno di nota, poi chiudiamo questo discorso, degno di nota è che il padre invece non cita mai, non menziona mai, non coinvolge mai lo zio Pietro. Esatto, è Anche vero. perché è suo cognato, è il marito di sua sorella. Non Capito? lo Qui cita mai. si creano praticamente si creano un po' di una sorta di dissidio tra il figlio e il padre, nel senso che uno decide di accusare una persona e l'altro decide di accusare tutt'altra. Infatti, E bisogna le avere. due persone non si incrociano mai dalle dichiarazioni di uno e dell'altro. Non ci sono Esatto, incroci. è vero. È vero, in effetti è vero. Però ecco, continuando in questa disamina, possiamo dire che l'anno successivo, il 18 marzo del 1970, in occasione di una delle udienze relative al processo a carico di Stefano Mele, che si svolge appunto nel mese di marzo, che comprende praticamente tutto il mese di marzo, il Sì. maresciallo Gaetano Ferrero ebbe a dichiarare che successivamente all'affidamento del piccolo Natalino alla moglie di Piero Mucciarini, quest'ultimo confessò allo stesso Ferrero che aveva cercato di indagare presso il bambino per apprendere appunto la verità su quanto successo la sera del delitto, ma senza alcun risultato, in quanto Natalino gli aveva sempre risposto che non ricordava quanto e cosa fosse successo. E Quindi, questo è un punto, che fa trasparire una sorta di diffidenza che Natalino aveva verso nei confronti di suo zio. sì, di questo zio in particolare, Sì, aveva di Mele. diffidenza. C'aveva diffidenza, forse anche timore, non è chiaro, non è mai stata chiarita la relazione, la vera relazione che ci fosse fra Natalino Mele e suo zio Piero Mucciarini, che Natalino Mele, non. che però al momento di questo, al momento del marzo 70, aveva già chiamato in causa. Quindi Sì. lui praticamente Natalino, non forniva alcun tipo di informazione né di particolari a suo zio, per il quale provava diffidenza. Esatto, sì, sembra quasi che sia proprio che sia da vedere in questi termini, effettivamente. Ecco, il giorno successivo, no, 2 giorni dopo, il 20 marzo, sempre del 1970, Natalino Mele, accompagnato dallo zio Giovanni, da Giovanni Mele, il fratello di suo padre,
fu interrogato appunto in udienza. Dichiarò di aver visto solamente il padre sulla scena del crimine, affermando però di non averlo visto sparare. Natalino negò di aver visto Salvatore Vinci, Francesco Vinci e lo zio Piero. Riferì anche di essere stato accompagnato fino a casa dei De Felice dal padre, che gli aveva ordinato di non dire niente di quanto fosse accaduto. Ecco, qui, anche qui abbiamo un'ulteriore specificazione dello scenario. Qui con Natalino continua sempre comunque a ritenere e con chiamare in causa il padre sulla scena del delitto, anche se poi non lo vede come assassino. Ma lo vede come accompagnatore fino addirittura dell'intero tratto e non Sì. più come diceva prima, che lo lasciava all'altezza del ponticello quando mancavano 800 metri in linea retta, vedendo la luce pubblica fissa sulla facciata del palazzo dove abitavano i De Felice. Ma qui parla di un accompagnamento, sembra totale, fino Sì, a casa dei De Felice. anche se non essendoci dei particolari precisi riferiti in questo caso, come invece quello del Ponticello, possiamo solo immaginare che possa riferirsi a tutto il viaggio, a tutto l'itinerario. Nel momento in cui lui va a specificare il Ponticello come punto dove viene deposto dal padre, prosegue da solo, secondo il mio modesto parere, diventa più credibile, proprio perché Esatto. va a inserire un particolare che nessuno, neanche il maresciallo Ferrero, gli aveva sollecitato di dire. Perché a un certo punto, quando il maresciallo Ferrero gli disse: "Guarda, ora facciamo tutto il trattapiedi", disse: "Sì, no, maresciallo, non lo rifacciamo, perché quella notte mi accompagnò mio padre". Ecco, lì si poteva fermare Natalino. Sì. Invece il fatto che lui spontaneamente aggiunse questo particolare del Ponticello, dove effettivamente fu deposto e da lì poi proseguì da solo, questo sembra proprio farina del suo sacco. Un altro particolare degno di nota è che ricordiamoci che qui per la prima volta Natalino Mele parla, racconta, insomma, espone i suoi ricordi in un'udienza. Qui non siamo in una forma privata come la caserma dei carabinieri a tu per tu con magari con un maresciallo, oppure presso l'istituto d'infanzia dove lui era ospite nell'orfanotrofio. Sì. È una forma di interrogazione diversa, perché qui siamo in udienza, in un ambiente magari forse che lui vedeva un pochino più ostile. Tanto è vero che qui, addirittura, forse probabilmente impaurito, intimidito, nega di aver visto lo zio Piero, che fino a quel momento diceva di avere visto. Sì. Poi bisognerebbe entrare, sai, nelle dinamiche anche degli Certo. avvocati difensori, gli avvocati di parte civile, quello che potevano in qualche modo invitare Natalino a dire questo piuttosto che un'altra cosa. Ecco, Esatto. questo è bisognerebbe poi entrare anche nel merito, e purtroppo non possiamo. Dell'influenza di eventuali avvocati, quanta influenza possano aver avuto su Questo è Natalino. vero, questo è vero. Bene. Bene, facciamo un salto, un bel salto in avanti di 12 anni e arriviamo al 16 agosto 1982. In questi 12 anni ne è passata tanta, purtroppo, di acqua sotto i ponti. C'è stato praticamente la scoperta della pista sarda, il collegamento del delitto di Signe del 68 con i successivi delitti operati per mano del mostro di Firenze. Il giorno prima è stato arrestato addirittura Francesco Vinci, quindi insomma siamo a un punto nel quale il delitto di Signe del 68 non è più soltanto un delitto dimenticato, ma un delitto che viene collegato ai rimanenti successivi delitti del mostro. Cosa succede quel 16 agosto 82? I sostituti procuratori Adolfo Izzo e Silvia Della Monica andarono ad interrogare l'oramai 21enne Natalino, che ormai insomma era una persona adulta e non più un bambino, che dichiarò sostanzialmente di non ricordare più niente dei tragici fatti e di quanto aveva esposto nel lontano marzo del 70 in occasione del processo a carico del padre.
Natalino potrebbe anche non ricordare nulla davvero, sono passati anche diversi anni, ma è chiaro che un evento traumatico di questa portata dovrebbe rimanere impresso più a lungo nella sua memoria. Non dimentichiamo però che Natalino aveva comunque 6 anni e la sua memoria è stata sicuramente manipolata e influenzata dai fatti successivi. I suoi ricordi da adulto non sono molto attendibili e anche qualora fosse certo di dire la verità, potrebbe mentire in totale buona fede. Per fare un esempio, raccontami nei dettagli il tuo primo giorno di scuola. Cioè, dire una cosa così, chiedere una cosa così a una persona di 20 anni, di farsi raccontare nei dettagli cosa è successo il primo giorno di scuola. Un bambino ricorda poco o nulla, o è quasi convinto che la maggior parte di ciò che ricorda sia una ricostruzione successiva. Qui ci siamo addentrati in un aspetto puramente psicologico, sul quale ci torneremo più avanti. Allora, Natalino sostanzialmente disse che assieme alla madre e allo zio, qui siamo nell'82 e Natalino ha 21 anni, che alla madre e allo zio si erano recati al cinema a guardare un film western, stile Un pugno di dollari, di essersi poi svegliato in auto. E che dopo essersi accertato del decesso della madre, si era allontanato da solo e a piedi al fine di giungere a una casa. Dichiarò inoltre che sua zia Maria, la sorella del padre Stefano, gli riferì che era da ritenersi impossibile che il fratello Stefano, e quindi suo padre, avesse potuto compiere il delitto, in quanto quella sera era a casa che si sentiva male. Che non aveva mai ritenuto suo padre l'assassino e che si è smesso di vederlo e frequentarlo, è stato solo ed unicamente per ragioni di distanza e lontananza geografica. Prima di venire interrogato, si consultò con la zia Maria, che gli consigliò caldamente di riferire che quella notte dormiva e di non essere in grado di riferire alcunché. Venne di conseguenza quindi sentita anche la zia Maria, che disse di non avere mai ricevuto né minacce né quanto altro, familiari compresi, che la paura dei fratelli Vinci era una paura dovuta più che altro a una sua sensazione personale, perché in realtà questi fratelli Vinci neppure li conosceva, che non era interessata assolutamente alla revisione del processo a carico del fratello e che se avesse dovuto firmare qualcosa in merito si sarebbe rifiutata di farlo. Ammise inoltre di aver suggerito al nipote Natalino di tacere e di dire di non ricordare niente di quella sera, confermando così una netta posizione di sostanziale omertà. A tal proposito, i magistrati, insospettiti dal suo atteggiamento, misero sotto controllo la sua utenza telefonica. Sì, no, in effetti questo atteggiamento può farsi anche risalire a un sentimento di vergogna, tant'è che appunto lei ebbe anche a dichiarare che ormai questa cosa era successa in famiglia e che la vergogna era tanta. Chiaramente qui si parla di persone figlie del loro tempo e quindi capibili. Da un certo punto di vista, sotto l'aspetto della presentazione nostra rispetto agli altri e come gli altri in paese potevano vederci e considerarci dopo questi accadimenti, dopo che un fatto così grave era successo e aveva coinvolto la famiglia. Quindi questo è un fattore comunque da tenere in considerazione, nonostante appunto l'atteggiamento indubitabilmente di omertà, ecco, No, che è non stato. dimentichiamo, non dimentichiamoci inoltre che qui siamo nell'82, lo tengo a sottolineare perché è molto importante. Nell'82 ci sono stati altri 4 delitti per mano del mostro di Firenze. La zia Maria probabilmente dopo 14 anni non voleva più saperne di questa storia. A maggior ragione adesso che quella lontana vicenda del 68 era stata unita a 4 delitti del mostro di Firenze. Nell'82 c'era il pieno allarme. Quindi non era più un delitto isolato che praticamente poteva coinvolgere soltanto una famiglia, due famiglie di cui magari vergognarsi. Era passato. A maggior ragione, il fratello Stefano aveva scontato la pena, aveva completamente scontato la pena. Quindi cosa c'era di meglio che lasciarsi alle spalle
una cosa una, insomma, una situazione del genere. Sì, e lasciarsi lontani anche da un coinvolgimento in un fatto come quello provocato dal mostro di Firenze. Esatto, mostro di Firenze. Aveva appena finito di scontare una pena, il suo fratello aveva appena finito e lei non voleva probabilmente essere implicata nuovamente in un nuovo affare che riguardasse appunto le gesta purtroppo tragiche del mostro di Firenze. Esatto, cioè, quindi una portata ben più grave, una portata ben più grave, ben più seria. Molto più grave, molto più seria, molto più sentita a livello nazionale. Al punto che rifiuta anche di aderire, insomma, di firmare un'eventuale revisione del processo a carico del fratello, che ormai aveva scontato la pena. A quel punto sì, non aveva neanche più senso, se non andare a cacciarsi sul loro malgrado in altri eventuali guai. Sì, sì, no, poi una puntualizzazione su Natalino che comunque conferma di non vedere mai il padre come assassino. Ecco. Esatto, esatto. Questo è una conferma importante. Non l'ha mai visto come assassino finora, non lo vedrà neanche in seguito come assassino. Comunque, ecco, procedendo sempre nello stesso anno, al 19 agosto dell'82, quindi 3 giorni dopo, e viene sentito il sacerdote che seguì Natalino presso l'Istituto Salesiano Immacolata di Firenze, un tale Don Valentino, che appunto fu convocato dal sostituto procuratore Silvia Della Monica. E Don Valentino dichiarò di non aver mai posto a Natalino domande inerenti al duplice omicidio, né di aver mai fatto alcun tipo di pressione su di esso, bensì fu lo stesso Natalino che spontaneamente ebbe a riferirgli nel corso del tempo di non ricordare nulla, oltre al fatto di essersi svegliato, di aver visto la madre e il Lobianco morti e di essere sceso attraverso il finestrino posteriore dell'autovettura. Questo è un particolare che francamente appare ancora oggi del tutto inverosimile, anche perché prima ha sempre affermato altro. E quindi scappando mentre aveva la sensazione di una voce che lo chiamava. Ecco, qui entra in causa, non è più sicuro del padre, dell'accompagnamento da parte del padre o comunque della compagnia da parte del padre, ma il padre si sfuma e subentra questa voce che potrebbe anche essere quella paterna, non lo esclude, però qui la situazione diventa più sfumata e è anche capibile perché sono passati tanti anni dal momento dei fatti. Un altro particolare degno di essere sottolineato è che questa forse è la prima volta, e credo anche l'unica, che è Natalino che spontaneamente decide di entrare in questo argomento e di parlare a questo Don Valentino, che probabilmente gli ispirava fiducia, spontaneamente a dare praticamente delle indicazioni sui suoi ricordi, senza che gli venisse chiesto, gli venisse imposto. Dobbiamo mettere un probabilmente, perché è sempre la testimonianza di una terza persona, di questo Don Valentino. Anche qui verificare se effettivamente Don Valentino abbia detto la verità oppure no. Comunque, insomma, questo è quanto, per cui questo è... Presumo che sia stato messo, che queste dichiarazioni sono state messe a verbale. Cioè, sì, no, tutto verbalizzato, però... Non abbiamo motivo magari di dubitarne più di tanto, credo. No, questo sicuramente, però comunque la domanda bisogna comunque farsela, ecco. In ogni caso, se così fosse, sarebbe, credo, la prima e l'unica volta che Natalino spontaneamente fornisce dei dettagli circa il fatto. Sì, questo sicuramente. Perché di spontaneo non ci fu nemmeno, molto probabilmente, la famosa frase detta al De Felice alle 2 di notte del 21 agosto. Di spontaneo c'è ben poco lì, insomma, ecco, sembrerebbe. Bene, facendo un altro salto di 2 giorni, qui siamo al 21 agosto 82, quindi siamo negli stessi giorni, fu un periodo piuttosto caldo quell'agosto dell'82, in tal senso, da una telefonata intercettata, perché abbiamo detto che fu messa sotto intercettazione l'utenza, insomma, della signora Antonietta Mele, moglie di Piero Mucciarini,
Mentre conversava con la sorella Teresa, quest'ultima le disse che Natalino all'indomani del delitto, avendolo lei in custodia presso casa sua, le riferì di essersi svegliato dopo gli spari e di essere stato accompagnato da un'ombra fino alla casa dei Dei Felice, ai quali poi suonò il campanello. Quindi si parla di un viaggio intero in compagnia di qualcuno, ma di cui non fa il nome, sembra non conoscere l'identità, o comunque non la vuole svelare alla zia. Sì, e c'è anche da dire un particolare, che la notte era completamente buia, non c'erano fonti di illuminazione né artificiale né naturale. Questo può aver aiutato anche il fatto di poter rimanere anonimi pur accompagnando un bambino a cavalluccio, un bambino peraltro assonnato e comunque in uno stato almeno parziale di shock. Non è escluso che Natalino potesse avere scarsa possibilità di poter riconoscere in modo esatto la persona che lo accompagnò. Si parla di voce conosciuta, voce amica, lui tende poi comunque a riferirla al padre, però ecco, il buio totale può aver aiutato una situazione di ambiguità. Sicuramente. Degno di nota anche il fatto che il 21enne Natalino, nell'arco di queste dichiarazioni, che sono comunque si svolgono negli stessi più o meno nell'arco di pochissimi giorni, rimane molto vago circa la persona con la quale che avrebbe visto barra essere stato accompagnato. Due giorni prima parla di una voce, la sensazione di una voce. Il 21 agosto parla di un'ombra. Cioè rimane vago, non parla più di padre o persone precise, non dà nessun nome, rimane vago parlando di voce o di ombra. Esatto. Qui siamo davanti a un Natalino molto molto cioè, che praticamente usa molta cautela, molta cautela. Esatto. E un altro salto di 5 giorni al 26 agosto 82 abbiamo che anche Piero Mucciarini, il fratello, il marito di Antonietta, viene sentito dai sostituti procuratori Silvia Della Monica e Pierluigi Vigna, e riferì questi di aver sentito il nipote Natalino in data 16 agosto, quindi 10 giorni prima, dire a sua moglie Antonietta che la sera del delitto era stato accompagnato presso la casa dei De Felice da una persona che non era il padre. Versione questa che parrebbe appunto confermare, almeno nella sostanza, quella precedente dell'intercettazione telefonica. Qui salta all'occhio, poi magari è una mia impressione personale, per l'amor di Dio, io non voglio, che laddove Stefano Mele cerca di tenere fuori ad ogni costo il cognato, Piero lo ricambia con la stessa moneta, nel senso positivo. Cioè Piero che praticamente dichiara che sua moglie Antonietta dice che Natalino le ha detto che non era il padre. Come dire, Piero Mucciarini vorrebbe creare una situazione nella quale mettere in salvo il padre, ormai in salvo, era l'82, ormai si era già beccato tutta la carcerazione. Aveva già fatto il carcere. Però, guarda, Stefano Mele quella sera non c'era nemmeno, tanto è vero che Natalino ha detto che la persona non era il padre, e lo dice senza ombra di dubbio. Allontanare tutta la famiglia, ecco. Allontanare tutta la famiglia, ed è come uno scambio tra Piero Mucciarini e Stefano Mele, uno scambio di scagionarsi a vicenda, per quanto fosse loro possibile farlo. Sì, appena ormai già scontata. Sì, appena ormai già scontata. Ragazzi, io ci sono, non dico nulla perché stiamo trascurando il buon angelo. No, meglio, almeno parlate voi, la gente è più contenta. Non è vero. Si sente abbandonato. No. Facciamo un piccolo salto di 2 settimane o giù di lì, siamo al 7 settembre 82. Presso la caserma dei carabinieri di Borgo Ogni Santo di Firenze fu concesso un colloquio tra Stefano Mele e il figlio Natalino. Quest'ultimo raccontò successivamente che suo padre continuava ad incolpare Francesco Vinci.
che anche lui, Stefano, era presente sul luogo del delitto, ma come spettatore, che si limitò ad osservare il tutto. Disse che ricordava di essere andato al cinema con la madre e lo zio a vedere un film porno, addirittura lo definisce porno, dopo averlo definito western, ora lo definisce porno, e che una volta usciti videro una persona a distanza che li osservava. Western porno. Ah, non era né porno e né western quel film. Allora, era un film di guerra, era Nuda per un pugno d'eroi. Un drammatico, un film drammatico. Drammatico, c'erano anche alcune scene di sesso esplicito. Ah, infatti ecco. Era vietato ai minori di 14 anni. Però ecco, poteva agli occhi di un bambino apparire, poi un bambino che poi è cresciuto, poteva apparire anche un film semi-pornografico, insomma, comunque erotico, pur essendo sostanzialmente un film di guerra. Quindi... Qui comunque in questa dichiarazione c'è comunque sempre Natalino che è restio e dice guardate che comunque è mio padre che incolpa Francesco Vinci e non io, come a dissociarsi da questa accusa. E qui si sbilancia facendo, insomma, dichiarando che comunque il padre, sebbene solo come spettatore, era comunque presente. Quindi dall'ombra alla voce, qui si ora ricomincia a parlare del padre, comunque presente sulla scena del crimine. Sì, sì, questo è un aspetto molto importante, devo dire la verità, perché appunto lo rimette dopo una breve parentesi proprio sulla scena del crimine. E andiamo al 1985, al 26 di febbraio in particolare. Natalino Mele, che è un 24enne a questo punto, viene convocato a Signa e condotto sul luogo del delitto nuovamente per percorrere l'intero tratto di strada, un'altra volta appunto, che separava il punto del delitto con la casa dei De Felice. Allora, nel relativo verbale Natalino, verbale successivo chiaramente, Natalino dichiarò di non ricordare più niente della notte in cui la madre fu uccisa e che nel novembre del 1984, durante una visita che fece al padre Stefano in compagnia dello zio Giovanni, a Ronca all'Adige, esatto, di aver appreso appunto dal padre che il delitto fu attuato per mano di un certo Giuseppe Vargiu. Questo è un pastore di cui non si ha notizia alcuna, perché i soli due Vargiu noti in questa intricata vicenda sono i fratelli Silvano e Angelo, che sono però a latere di questa vicenda. Esatto. Quindi salta fuori questo pastore per bocca di Stefano Mele, questo pastore di nome Giuseppe Vargiu. Affermò che lo zio Giovanni rimase molto stupito di questa dichiarazione, perché non sapeva nemmeno chi fosse questo pastore. Natalino chiese in modo secco e diretto al padre di dirgli chi era stato ad uccidergli la madre e di giurare appunto di dire la verità. Il padre Stefano a questo punto rispose che era stato lui assieme a questo Vargiu. Non si capisce quale Vargiu sia, e quindi qui si crea la confusione. Sì, all'inizio parla di un certo Giuseppe Vargiu, poi lo richiede e gli dice appunto che c'era lui insieme a questo Vargiu. Mi posso interrompere un attimo? Certo. Certamente. Perché volevo farvi una domanda, so che non è il programma, ma spero possiate rispondere. Sì. Allora, riguardo al Vargiu, a prescindere da chi sia, no? Noi sappiamo, almeno così viene raccontato, che Natalino venne portato, andò da solo, questo poi io sono convinto che comunque venne portato fino a un certo punto, solo al campanello del De Felice, e lì accanto ci abitava Vargiu, d'accordo? Ci abitava, sì. Silvano Vargiu, allora, intorno al 68. Esatto, ma io so, perché l'ho letto da una parte ora, però dovrei trovare i verbali, che Vargiu là non ci abitava, ma stava circa 3,5 km dal De Felice. Il problema è che Rosella, nella sentenza, quando fa citazione di questo elemento, ne parla come se abitasse lì nei dintorni.
Addirittura no, allora... nello stabile vicino. Esatto, sì, parla proprio dello stabile adiacente. Adiacente. Esatto, però io so, perché l'ho letto in un verbale, su questo ne sono assolutamente certo, che il Vargiu abitava a 3 chilometri e mezzo dal De Felice. Non nello, che io sapevo fino a poco tempo fa, ero convinto che abitasse proprio lì, proprio nel, diciamo nell'abitazione adiacente, proprio attaccati, due passi proprio. Però non, non risulterebbe questo, eh? Esatto, Angelo, ma questa notizia che io la so adesso, ma è la fonte attendibile? Ma se no, allora, se non erro, me lo volevo, devo andare a riguardare, era negli ultimi verbali che aveva pubblicato Francesco Cappelletti. Ho capito. Tanti, non lo, lo possiamo fare. Certo, sì, 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 sì. Magari sì. Ho letto male io, capito? Quindi non, non è no, a me sinceramente mi è sfuggito. Comunque... vabbè, comunque, e ne parlai anche con Scuffio, il quale mi disse, è vero, l'avevo letto anch'io, quindi non... Ho capito. Non, non, vabbè, comunque questo poi lo approfondiremo, perché è importante, Sì, se devo... Allora... Se io devo aggiungere una ricerca personale che ho fatto proprio a titolo personale, io trovai un articolo del novembre 68, quindi qualche mese dopo il delitto, cui questo Silvano Vargiu, la persona che avrebbe ipoteticamente abitato vicino al De Felice e che ora si scopre che invece poteva aver abitato a 3 chilometri, era stato arrestato nella zona, nel quartiere Mezzana di Prato, intento a rubare un motorino o una bicicletta, ora sinceramente mi sfugge il partito, credo un motorino che apparteneva al gestore di un negozio alimentare lì, lì vicino, aveva lasciato fuori il motorino sto gestore dell'alimentare. Il Vargiu praticamente si impossessò di questo motorino, stava scappando in direzione Campi Bisenzio, ma fu acciuffato per tempo da questo proprietario. Quando fu arrestato e portato in caserma e fornì le generalità, risultava che era residente a Villa Cidro ma senza fissa dimora. Ecco. Quindi questo per dire che nel novembre 68, qualche mese dopo il delitto, lui non, non risultava avere la né la residenza, ma neanche il domicilio lì accanto alla, al De Felice. Era o comunque nei pressi. Lecore. Risulta senza fissa dimora. Okay. Cioè come... Quindi potrebbe anche darsi che la notizia sia vera. Sì, però io no, qui ma... parlo del novembre dello 68. In effetti devo aggiungere un particolare che pare che tanti anni fa fosse più facile mantenere per lunghi anni anche la residenza in un posto e vivere e dimorare tranquillamente in un altro, perché tante cose si potevano fare anche senza avere la residenza. Anche sì, se ma, infatti, ma infatti Gianpaolo, Gianpaolo, cosa che oggi invece è molto più difficile. Oggi per aprire una utenza telefonica, per aprire un'utenza del gas, per fare esatto. Per compiere un contratto d'affitto, c'è bisogno in tante situazioni appunto di avere la residenza, cosa infatti... che non era necessaria. Anch'io stesso sono nato a Faenza, ci ho abitato fino a 8 anni, ma non sono mai stato residente a Faenza, ero rimasto residente a Bologna presso i miei nonni. Quell'articolo che cui ho fatto riferimento prima comunque parla chiaro, perché residente a Villa Cidro, lui è residente in Sardegna. Però io qui mi ponevo il dubbio sul domicilio, perché uno può avere la residenza da una parte, almeno a quei tempi si poteva magari avere la residenza da una parte, ma essere domiciliati da un'altra. Come dire, sì, io non cercatemi nella casa di residenza, perché io comunque vivo qui, dove io sono domiciliato. Lui non aveva domicilio, avrebbe dovuto avere il domicilio a Sant'Angelo a Lecore. Se quell'articolo che hai trovato diceva senza fissa dimora... può darsi che lui avesse solo la residenza e il domicilio da nessuna parte esatto. In particolare. Esatto. Comunque. Sono passati 3 mesi per la cronaca, agosto, settembre, ottobre, novembre, 3 mesi, può darsi, ma io ripeto, avevo letto questa cosa, che lui comunque aveva un'abitazione abbastanza lontana,
Esatto, quindi quelli che dicono ma è stato portato lì, ma probabilmente anche voi. Io ero uno di quelli. No, ma faccio per dire, Nicola, senza ovviamente, come dire, cercare di discreditarti, ci mancherebbe altro. Devo confessare una cosa, io ho sempre sostenuto la versione dell'accompagnamento, perlomeno dagli 800 metri in poi, ad opera del Vargiu, che dopo scappa in casa sua e lascia Natalino da sola su nel campanello. Ma devo confessare che mi ha convinto definitivamente la ricostruzione di Luca Scuffio. Ricostruzione di Luca Scuffio che ha fatto lui studiando la mappa dell'epoca, studiando tutti, esatto. E che praticamente lui prende le informazioni che vennero date da Natalino e da Stefano a caldo, subito, praticamente disse qui mi lasciò mio babbo, da qui in poi ho visto la lucina. E la ricostruzione di Luca non fa una grinza, mi ha convinto. E poi è quella che è sui verbali, poi alla fine. Esatto, quella sui verbali. Ma anche a livello geografico, Luca l'ha fatta combaciare, insomma. Noi abbiamo fatto tutto il percorso, e mentre facevamo il percorso mi ha spiegato, secondo lui, qual era tutta la procedura che è stata fatta nel 68, è stato accompagnato fino al Ponticino, tanto lo sapete voi, no? Poi lui è tornato indietro, è andato verso Sini, eccetera. Quindi la gente che litiga, Natalino è andato da solo, Natalino è stato accompagnato, Natalino aveva i calzini sporchi, anche questa storia dei calzini, basta. Cioè, voglio dire, ma i calzini li puoi avere sporchi anche ad aver fatto gli ultimi 800 metri camminando da solo. Ma anche se ti ha accompagnato il padre, ti ha accompagnato per un chilometro e due, lo può avere fatto a momenti ti prende in braccio, poi mi pesi, non hai un anno, sei anni, ti lascio a piedi, fai quei 100 metri, ti riprendo un braccio. È chiaro che i calzini non sarebbero stati, a prescindere, mai puliti, è impossibile che fossero puliti, a prescindere da come è andata. In questo caso qui sì, se avesse poi fatto da solo gli ultimi 800 metri sarebbe proprio perfettamente compatibile calzando. Sì, certo, è impossibile immaginare un Natalino che per 2 chilometri non tocca mai le piante dei piedi in terra, ma cioè non è una bambola, è comunque un bambino di 6 anni. Un bambino pesava, insomma, che a un uomo come Stefano Mella avrebbe pesato in braccio per tutto il tempo. Quindi non sai cosa. Lo lascia in terra, lo fa camminare, si riposa le braccia, lo riprende, ma i calzini si sporcano, è normale. Come minimo si sporcano, come minimo, a prescindere da come è andata. Certo, mai fatto. Vabbè, scusate l'interruzione, ma insomma ci teniamo a dire. No, era sacrosanta. Comunque, ecco, eravamo arrivati al fatto che Natalino aggiunse anche che ricordava di aver toccato la mano della madre e che questa ricadde come abbandonata e che aveva chiamato, pianto e poi era uscito dall'auto. Sentì, ecco anche in questo caso, una voce amica che lo chiamava e il rumore di una persona fra le canne, convinto che appunto ci fosse una persona che facesse rumore fra le canne e convinto di aver sentito questa voce, considerata una voce amica. Durante il tragitto ricorda di essersi sentito raccomandare e di dire che il babbo era malato a letto, ecco quindi l'imbeccata, che qui è lui stesso che dice di essere stato imbeccato. E che era convinto che questa persona fosse lo stesso padre, sostanzialmente, lo stesso padre Stefano, che lo stava per l'appunto conducendo lungo la strada interpoderale. Non ricorda di aver udito altre voci né visto altre persone, sebbene fosse sicuro che qualcun altro, nascosto fra le canne, fosse presente sul luogo del delitto. Non ricordava più nello specifico se il padre lo avesse accompagnato a cavalluccio oppure tenendolo per mano. Perché sono passati tanti anni. Aggiunse infine che ricorda molto bene che la zia Maria, quando lui era piccolo, era convinta che l'assassino fosse stato appunto Francesco Vinci. Ma questo era una convinzione di sua zia Maria, legittima ma non basata, a quanto ne sappiamo, su elementi certi.
Però ricollegandoci a quella cosa dell'82, quando la zia Maria ammette di aver istruito un po' Natalino, che lo consiglia di non dire niente, lo consiglia di dire di non ricordare niente, addirittura dice che lei non poteva avere paura in quanto non li conosceva neanche i fratelli Vinci. Però sì. Lei è cosciente del fatto che questo delitto in cui il fratello sconta la pena e finisce di scontare questa pena è collegato ai successivi delitti del mostro di Firenze e che Francesco Vinci in quel momento è in carcere. Insomma, la situazione è molto delicata ed è più che consigliabile restarne fuori nel miglior modo possibile. Sì, giustamente, certo. Bene, a questo punto facciamo un bel salto in avanti, ma bello bello. Arriviamo all'8 luglio 1994. Qui siamo sotto, praticamente il processo Pacciani in corso, Pacciani che verrà condannato nel novembre dello stesso anno, il processo di primo grado. Ovviamente Natalino viene convocato e ascoltato come teste durante l'udienza di questo processo Pacciani, insieme a tantissime altre persone. Qui Natalino ha 33 anni, siamo nel 94, quindi abbiamo un Natalino adulto, diciamo ultra trentenne. E qui veramente abbiamo un Natalino che si mostra piuttosto reticente. Dice di non ricordare niente di quella notte, che ciò che era successo lo aveva appreso dai giornali, e quando la corte gli fa presente di aver lasciato in passato delle precise dichiarazioni, si limita a rispondere che sì, può anche darsi che le abbia dette, ma non me ne ricordo. Ha dei dubbi sul fatto che si sia svegliato in conseguenza degli spari e afferma: può darsi che mi sia svegliato per i cosi, per gli spari, però, cioè, per qualche cosa mi sarò pur svegliato. Voglio dire, però non posso dire mi sono svegliato perché ho sentito dei rumori o che mi sono svegliato perché ho sentito degli spari. Quindi un Natalino molto, molto vago, molto omertoso, molto reticente. Aggiunse di non avere visto il padre quella notte, negando di ricordare di aver affermato in passato, recente e non, dettagli ben più precisi durante gli interrogatori passati, per l'appunto. Si limita a dichiarare che si ricordava di essersi svegliato e di aver visto la mamma morta, dopodiché di essersi messo a correre, scappando, in direzione di una lucina che vedeva in lontananza. Probabilmente è uscito dall'autovettura passando dal finestrino, quindi torna a confermare di nuovo questo particolare piuttosto inverosimile, ma siccome sono passati tanti anni e lui era piccolo, in tenera età, non poteva ricordare con massima precisione simili dettagli. Addirittura arriva a dichiarare di non conoscere nemmeno il padre, di non conoscere nemmeno suo padre, e di ricordarlo vagamente per le visite in carcere e di avere di lui un vago ricordo, così come lo aveva di sua madre, perché con loro trascorreva molto poco tempo. Nicola, scusa, durante il processo lui disse proprio a video, disse: io mio padre non l'ho neanche conosciuto. Infatti esatto. Canessa ci rimase anche un po' male dicendo: ma come non l'ha conosciuto? Sì, perché non lo ricordo. Sì. Comunque ci fu un incontro mentre lui aveva 21 anni col padre, mentre lui comunque era già ventenne. Non stiamo parlando, cioè qui sta parlando di una cosa che era distante 10 anni. Ma infatti perché fu rimproverato durante il processo proprio di reticenza, esatto. Direttamente, perché non è che non dichiarasse di non ricordare fatti successi quando lui aveva 6 anni, lui dichiarava di non ricordare cose dette a 21 e a 24 anni. Esatto. È tutto il problema. Cioè, ecco perché fu considerato reticente, perché può anche darsi che non ti ricordi cose successe quando avevi 6 anni, per carità, ci può stare, ma non puoi venirmi a dire che non ti ricordi parimenti nulla di cose dette in verbali e interrogatori quindi quando avevi 21 e 24 anni. Insomma, quindi, poi cose ben precise. Cose come il chiedere al padre Stefano di giurargli di dire la verità, e il padre Stefano gli: sei stato io a ammazzare tua madre insieme al Vargiu. Sono cose che sono recenti in quel momento, non sono cose vecchie, sono sì. 9 anni. Sono 9 anni di distanza. E fra l'altro, appunto, in una anche recente intervista di un paio di anni fa a Natalino, e in questa intervista, per chi l'ha ascoltata, dimostra sostanzialmente la stessa identica reticenza.
Esatto. Posso immaginare che si sia anche un po' scocciato di essere continuamente chiamati in causa e per una vita gli abbiano fatto sempre le solite domande. Io questo lo posso capire umanamente, però la figura che ci fa non è una bella figura, perché No, assolutamente. comunque fa sempre la figura della persona in certo qual modo reticente. Questo Qui penso. siamo al processo Pacciani, davanti a un pubblico, davanti insomma a una responsabilità magari molto più grossa Eh di sì. quella che poteva avere in precedenza. Quindi torno a ripetere che la via più facile per lui era quella di non ricordare, poi che facesse finta o Esatto. meno, a questo punto poca importanza. Comunque, addirittura continuando la disamina, dichiara insomma, di non conoscere nemmeno il padre, di ricordarlo solo per le visite in carcere, di averne un vago ricordo, così come l'aveva di sua madre, perché con loro trascorreva veramente poco tempo. Negò addirittura di aver dichiarato, o comunque disse di non ricordare più, nell'85 che il padre ammise sotto giuramento che il delitto lo aveva commesso lui insieme al Vargiu. Nega addirittura di aver mai conosciuto i tre fratelli Giovanni, Salvatore e Francesco Vinci. Non ricorda nemmeno del padre che si ostinava per anni a indicare come Francesco Vinci colpevole e autore del delitto, né che veniva esortato a riferire la medesima cosa dallo stesso padre. Ecco, qui siamo veramente, diciamo, al capolinea Alla reticenza totale, insomma, ecco. della sua credibilità, ecco, perché non mi puoi venire a dire queste cose. Non ricorda addirittura se aveva percorso la strada interpoderale con le scarpe o senza, se avesse suonato il campanello oppure se avesse strillato per richiamare l'attenzione, né di aver detto al De Felice la famosa frase contenente la precisazione che il babbo era a letto ammalato. Tergiversa anche sul famoso biglietto trovato nel portafogli del padre che risaliva al 1982, scritto da suo Giovanni, da suo zio Giovanni, del quale non conosce o non ricorda il contenuto. Il famoso biglietto dello zio Pietro, quando avresti scontata la pena, la perizia ballistica, insomma, sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. E si limitò a dichiarare: ricordo di un biglietto compromettente. E aggiungendo, secondo Rosella, il mio zio era in mostro perché gli avevano trovato un trincetto. Ecco, queste sono le uniche parole che è stato in grado di dire o comunque ha voluto dire facendo, secondo me, una brutta figura Natalino al processo Pacciani. Ora, qui l'intervento sarebbe concluso. Chiaramente noi dobbiamo ringraziare per quanto riguarda gli interventi esplicativi di stampo psicologico, la dottoressa Annalisa Garabini, che è una psicobiologa del L'ho già comportamento sentita, pensa, l'ho già sentita, ma non mi ricordo dove. e anche cultrice di psicologia dinamica. Quindi ecco proprio nella fase consulenza che appunto è servita per spiegare la fase evolutiva del ricordo di Natalino Mele in questa vicenda. Quindi Sì. un grazie alla dottoressa Annalisa Garabini. Grazie anche da parte mia. Noi le sue citazioni le abbiamo praticamente abbiamo citato quanto lei ci ha fornito senza specificarlo al momento. Comunque, qualsiasi cosa che avete ascoltato in queste due parti di trasmissione inerenti ad aspetti psicologici, sono comunque farina del suo sacco, sono Bene, di bene. proprietà intellettuale di Annalisa Garabini. Io aggiungo Esatto. anche che il pezzettino dove direte il nome di Annalisa Garabini verrà cancellato. Sto scherzando, Ormai ragazzi. gliel'ho detto, dai, non farlo, ormai gliel'ho detto che Sto sarebbe stato. scherzando, guarda, stiamo Ma sei registrando, stiamo giocando. Vedi che Giampaolo si è messo a ridere, te però sei rimasto serio. Ma ti pare, No, ma ti perché pare. magari conoscendosi l'avresti fatto davvero. No, ringrazio anche io l'Annalisa che è la nostra amica. E avete fatto bene a. Come dire, ovviamente stavo giocando, spero si sia capito. Insomma, non ci Certo. permette mai un lavoro, come dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Se è stato anche merito suo, diciamo, la vostra ricerca è normale che deve essere ringraziato. Quindi la ringrazio anch'io. Allora, ragazzi, abbiamo finito, giusto? Abbiamo Eh sì, finito. sostanzialmente sì. Bene, allora Speriamo io. Dimmi, dimmi. di avere soddisfatto il pubblico che ci ascolta.
Ma io spero di sì. Io, ragazzi, però vi devo dire una cosa, non a voi, a voi due, a quelli che ci stanno ascoltando. Voi non sapete se avete ascoltato questa puntata tutto il sangue che abbiamo buttato per registrarla, perché ogni tanto sembrava che qualcosa, qualcuno ci impedisse di fare la puntata. Confermate voi questa cosa, vero? Perché sì, sì, problemi tecnici, sì. Anche problemi tecnici e come si dice, improvvisi e inaspettati, ecco. Estemporanei, esatto. Volevo dire estemporanei, esatto. Va bene. Comunque, niente, cioè, l'importante è che abbiamo finito senza problemi, e niente, ora mi sta squillando il cellulare, però non so come cazzo. Va bene, io vi saluto tutti. Un saluto ai nostri ascoltatori, grazie, certo, a seguirci. Certo, e rimaniamo sempre in contatto, ragazzi, io ve lo dico, non c'è bisogno che... tutte le volte vi debba invitare. Se avete altre, con gli altri lavori, da altre ricerche da esporre, ovviamente Occhi a Notte è sempre aperta a tutti, come sempre è stata, d'accordo? E se volete tornare, non c'è bisogno che vi invito io, mi dite, guarda, vogliamo parlare di questo, e siete sempre benvenuti, anche perché la coppia ormai consolidata Blaschetti è, come dire, amata dal pubblico, va bene? bene, grazie, io, ragazzi, bene, prego, grazie a voi, io vi saluto da Roma con l'imbuto, vi aspetto mercoledì pomeriggio, che ci sarà, diciamo, no, abbiamo fatto una chiacchierata con Leandro Cesti, che è anche vostro amico, succede, saluto Leandro, che Leandro. È venuto una puntata bellissima che consiglio a tutti di visionare, perché ha messo anche delle foto, un reportage che lui ha fatto, perché c'è stato tipo 2 anni fa. Quindi io vi saluto, vi ricordo che potete sostenere il canale, trovate il link qua sotto, abbiamo anche il canale Telegram per rimanere aggiornati, Occhi a Notte lo trovate tranquillamente, altrimenti in info box trovate il link per accedere. Io vi ringrazio di nuovo, ragazzi, e ci grazie a te, va bene. Grazie, ciao Angelo, ciao Paolo, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao Angelo, ciao Nicola. Ciao.